La parola chiave è sinergia, questo è stato sottolineato durante l'inaugurazione a Torre Vecchia Teatina dell'anno accademico 2023-2024 dell'Università Telematica Leonardo da Vinci. I progetti e il piano da attuare per gli utenti dell'Università Telematica sono stati illustrati nel corso della cerimonia dal presidente dell'UNIDAV Sergio Caputi, affiancato da docenti ed esponenti del mondo dell'università, in primis il rettore della Ateneo d'Annunzio Chiati Pescara, Liborio Stupia. Sì, oggi è il mio primo mandato che è iniziato circa 2 mesi fa e c'è la mia prima inaugurazione dell'anno accademico di una università telematica. È la prima volta che mi capita, è un'esperienza assolutamente molto molto positiva. Devo ringraziare la mia università, la d'Annunzio, che ha deciso di darmi questo incarico, di conferirmi questo incarico, in particolare il rettore, il professor Stupia, con il quale abbiamo fatto un programma di sviluppo sia delle attività della Fondazione che delle attività della Università Telematica, che lavorano in simbiosi tra loro, ma non solo, lavoreranno in simbiosi anche con UDA, cosa che purtroppo in passato non è avvenuto. Ma essendo io un docente UDA è chiaro che manterrò un collegamento molto stretto e una sinergia molto forte. La Fondazione e UNIDAV sono un braccio della Università Gabriele D'Annunzio e io cercherò di farla funzionare al meglio. Il rettore dell'Università D'Annunzio, Liborio Stupia. Sì, in realtà diciamo che l'Università Telematica Leonardo da Vinci è stata un'intuizione della D'Annunzio che proprio in questo periodo storico rivela tutta la sua appropriatezza. Infatti dopo il periodo Covid, dopo l'esplosione di interesse per le università telematiche, il fatto che ormai diversi anni fa si sia deciso di investire sull'università telematica anche qui nella D'Annunzio è una cosa estremamente importante. Nella sinergia tra la D'Annunzio e la Da Vinci si potranno sviluppare soprattutto a livello dei corsi post laurea una serie di iniziative che serviranno fondamentalmente a rilanciare l'Università Da Vinci e, considerando la sua storia, a farla diventare tra i protagonisti sulla scena nazionale e internazionale di questa forma di didattica.